Udinese e Milan hanno impiegato 45 minuti a guardarsi in faccia in Cagnesco Antichenò. Poi hanno deciso di non rischiare e si sono accontentati dello 0-0. Sul prato dello stadio Friuli, nottetempo, qualcuno aveva tracciato, bruciando l'erba con un acido, una grande scritta: no alle servitù militari, a richiamare un problema molto sentito da queste parti. Milan e Udinese non hanno giocato bene, in compenso hanno dimostrato che il calcio è sport maschio. Qui va a terra Cinello, che poi tornerà antitempo negli spogliatoi. Ed ecco Baresi, oggi un po' in ombra, che veste i panni della vittima. Invano cerca di consolarlo anche Causio. Lo stesso Causio, protagonista di una polemica prestazione, un Causio all'altezza dei tempi migliori, si scontra con Collovati e l'impatto è duro. Accorre Gigi Radice e sotto gli occhi dell'arbitro Bergamo, l'ex Juventino e l'allenatore del Milan dimostrano di non volersi bene fin dai tempi di Torino. L'arbitro ha preso nota. Ma pur giocando prevalentemente in difesa, le due squadre hanno fatto vedere anche belle cose. Jordan di testa, e di testa poi Cinello sfiora il palo con Piotti fuori causa. Il barbuto Orlando sa chi lanciare. Il barone scotterà le mani al portiere milanista. Con Orazzi e Pin a impostare il gioco, Gerolin, gioiello di Ferrari, si fa ammirare per questa incisiva discesa. Il ragazzo è piaciuto anche a Rivera, che negli spogliatoi, come riferisce Roberto Collini, ha cercato di minimizzare il caso Antonelli, che sembra destinato a Roma in cambio di Scarnecchia. Azzurri e azzurrabili, ha detto Vicini, osservatore di Beardot, si sono mossi bene. In nazionale c'è aria di possibili rientri.